Mi chiamo Rosangela. Ciao a tutti, io sono Elenia. Io sono Maria Bonomo, sono la mamma di Federica. Io sono Federica, sono la moglie di Tommaso. Ciao, sono Monica e faccio parte dello staff del Vecchio Mulino da un anno. Il mio treno della fortuna è passato 3 anni e mezzo fa. Lavoro al Vecchio Mulino da un annetto. Io sono nata qui con la famiglia del Vecchio Mulino 10 anni fa. Abbiamo iniziato insieme con Savuccio, con Gina e i ragazzi tanto tempo fa. E mi occupo per quanto riguarda il bar, da tabaccheria, ricariche, un po' tutto, ecco. Io mi occupo della lavanderia. E principalmente mi occupo dell'accoglienza e dell'area bar. Il mio ruolo essenzialmente io penso che sia stato quello di supportare Tommaso in questi 10 anni. Comunque per me non è un lavoro, ma siamo una famiglia tutti. Ma famiglia nel senso proprio ci aiutiamo tutti a vicenda, ci vogliamo davvero bene. Non c'è rivalità, anche quando abbiamo dei problemi riusciamo subito a chiarirci. Mi piace tanto la collaborazione che c'è con tutti i lavoranti, tutti ci aiutiamo fra di noi. Non essendo insieme siamo sempre tutti insieme, con un messaggio, una chiamata. E poi abbiamo l'anima. Il caro Salvuccio che riesce sempre a organizzare tutto e a far sì che qualsiasi cosa, qualsiasi lavoro, quel banchetto un po' particolare, il forno che non funziona, in un attimo si sistema tutto. Il futuro del Vecchio Mulino mi auguro innanzitutto che posso continuare a lavorare qui. Io mi auguro che vada sempre avanti e abbia sempre delle belle prospettive per l'avvenire. Fra 10 anni, siccome io farò parte dei diversamente giovani, mi immagino tutti i cuginetti cannata a girare qua, noi un po' a sgridarli, a rimproverarli, non toccare, stai attento, non sporcare, che ora arriva, togliti le mani dai vetri perché la mia fisima sono i vetri. No, non credo me ne andrò facilmente fin quando Tommaso non mi butterà fuori. Spero che questa famiglia sia sempre più forte. Tommaso è stato sempre la figura portante del Vecchio Mulino, è un po' come se fosse il papà di tutti dei ragazzi qua dentro e a breve lo sarà appunto realmente.